Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi nuova tappa della nostra serie attraverso i team monoregionali quasi competitivi. Di cosa tratta questa serie? Tratta il mio dovermi sostanzialmente fare del male mentale a giocare dei Pokémon che appartengono tutti alla stessa regione. Questo qui è il team della regione di Unima. Vi ricordo che sul canale sono già usciti gli episodi relativi alle regioni dalla prima alla quarta. E quello di oggi è quello che iniziamo già a intravedere un pochino di parvenza quasi competitiva, il team quasi già un po' più normale dopo tutte le vicissitudini che abbiamo passato attraverso Slowbro, Illumise, Pachirisu, ce ne abbiamo viste di ogni. Lì in alto c'è il codice del rental, come sempre, per provare a giocarlo se volete, anche voi siete masochisti a livello massimo, e qui sotto in descrizione c'è il paste. Detto questo, non perdiamo altro tempo, ci tuffiamo subito in Battlespot e vediamo che cosa fa la nostra banda di Unima. Oh mamma mia ragazzi, abbiamo un team di gatti, fa molto ridere questa cosa, mi fa molto piacere che ci sia gente che gioca a altri troiai, che non sono solo io che faccio queste cose. Un team di gatti. Insignia, Solgaleo, Mioscarada, palesemente sono gatti. Cioè, vabbè, Vaporeon, che... Vabbè. La banda del dentino lungo. Va bene. Allora, torniamo seri per un momento. Terrakion bene, però ha Solgaleo. Però è anche vero che Reshiram, Lando... Forse non me lo mette in lead. Proviamo a fare Whimsicott Terrakion. Non ci perdiamo niente. Poi Reshiram e Mien Shao anche mi piace. Vediamo, bisogna vedere se parte con Inci, dove mi fa il fake out, perché Whimsicott è anonimanto. Vediamo. In pausa il Galero. Benissimo. Cianculavo praticamente tutta la strategia. Oddio, in realtà no, perché io posso terare. Con Terrakion intendo. Per non prendere Sun Steel Strike subito pronti via. Proviamo a fare picchiaduro. E noi bisogna che teriamo la zuffa, fa molto male a Solgaleo, è che poi siamo droppati, però vabbè, mettiamo Tailwind al prossimo turno, proviamo così. C'è da dire che se lui mi tira Sacred di CM Pao mi fa molto male, molto molto male. Vediamo. Protegge CM Pao. A noi ci va super bene. Eccola qui la nostra combo, ci metterà un po'. Ok. Vediamola, dovremmo essere più veloci sul Galeo. Così. Ok. Questo è quello che si merita, un Solgaleo bruciato dal sole. Il rosso così, ragazzi, non si può vedere. Mi dispiace, amanti del Solgaleo rosso, ma non ci siamo. Ok. Inci. Cicinci. Allora, noi... facciamo. Abbiamo una giocata tranquillissima che è Tailwind Protect. Perché prendere Fake Out Sacred Sword quando possiamo fare questa cosa bellissima? Ora lui se rimane è veramente coraggioso, nel senso che è una vigliaccata al nostro turno 1, però ci può stare.
è comunque una di quelle cose contro cui se non sei preparato perdi. È vero che il suo è un team meme, ma è un team meme anche il nostro. Benissimo. E ora noi abbiamo un bellissimo Moonblast Frana. Terra, Inci, per provare a reggi... No, Terra Cienpao. Ghost. Non ti salverà questa cosa, amico mio. Non ti ci faccio zuffa di sopra. Non ne ho bisogno. Moonblast. Frana, non mi siamo nessuno. Mi sa che anche Inci viene giù. Eh sì. Eh sì. Terrakion ha fatto quello che voleva. Vediamo l'ultimo gatto che ha portato per la curiosità. Io dico che potrebbe aver portato mio Scarada. No, contro Reshiram, no, non penso. Forse ha portato Vaporeon. Infatti. Vaporeon grande e grosso. Sa che può poco Vaporeon a questo punto. Moonblast zuffa per le cose formali, ma lui adesso forfetterà, mi immagino. Albi VGC, mi dispiace tanto se è rimasto sotto alla combo più vecchia del mondo. Allora, abbiamo visto contro i team meme, bene o male ce la giochiamo. Contro i team normali arrivano un po' più i problemi. Iron Redirector? Sì. Quindi vale la pena fare Whimsy con Terrakion? No. Io ho paura di Ditto, ragazzi. Io ho paura di Ditto. Potrei fare Whimsy con Reshiram. Sì, questo sì. Che non ci perdiamo niente. Among Us Lando? Sì, non abbiamo un bel matchup. Per niente. Non abbiamo per niente un bel matchup. Noi purtroppo questo team è debole a Urshifu Water tantissimo. Veramente da... Oh, lui potrebbe anche essere Dark, eh? Però comunque, infatti era Dark. Va bene. Allora, per la verità io ti posso dire che potrei fare, faccio Tailwind Heatwave. Terrando. Terrafolletto qui, perché no? La mossa di Urshifu me la prendo sicuramente non molto efficace. A meno che non mi tira Poison Jab. Farei così. E togliamoci... Facciamo Tailwind, dai. Sono stato tentato, ma facciamo così. Ho paura che mi faccia Vortighiaccio su Whimsicott, pronti via, non metto neanche la Tailwind, poi quando arriva Calyrex sono nei guai. Dico, ma non molto efficace questo danno qui? Perché l'hai forte? Perché Life Orb. Quindi se Dio vuole adesso schioppa. Se non l'ho messo. Ok. Vediamo Urshifu cosa fa. Pugno Tenebra. Ok. Vabbè. Siamo stati fortunati a non prendere il Pugno Tenebra con Cienpao di fianco. Ditto e mi copia Whimsicott. Quindi lui pareggia la Tailwind sicuramente. E quindi mi andrà sopra Reshiram.
Vediamo un po'. Potremmo provare a far così. Senti questa cosa. Togliamo Reshiram, che è in pericolo. Buttiamo Mongus e facciamo Moonblast su Urshifu. Ti piace come cosa? Abbiamo comunque un enorme problema Calyrex poi dopo, però intanto vediamo di fare quello che riusciamo. Bisognerebbe anche poi... ok, ho sbagliato, non c'era bisogno di levare Reshiram. Perché allora lui non è Scarf. Però se non altro adesso abbiamo Among Us davanti Calyrex. Abbiamo una bella spora free. E poi abbiamo picchiaduro di Whimsicott. Lui è debole 4 per se non Terra. Ma adesso Terra. Allora facciamo spora qui. E... a me piacerebbe tenermi una Tailwind di backup. Però vabbè. Iniziamo a toglierci Ditto, che non sappiamo che oggetto abbia. Non... lui è Scarf, perché non può fare altro che vento in coda. Quindi vasta energia. Ok, non mi aspettavo avesse la mossa Psico. Di solito girano con Astral Barrage e Draining Kiss. Vabbè. Ok, allora a questo punto noi possiamo fare Sfera Polline qui e dentro Reshiram. Ci concentriamo su Calyrex, tanto alla fine Whimsicott rimane lì. Lui gli è andata male che ha copiato un Whimsicott che ha un set che per il suo team non serve a niente. Due mosse su quattro, picchiaduro e... picchiaduro e... il giorno di sole lui non se ne fa di niente. Facciamo Polvorabbia, perché non si sa mai, e tiriamo un bel Incrofiamma su Calyrex. Polverabbia, si sa mai che si sveglia, a parte dovrebbe fare Astral Barrage, ma fa lo stesso. Cali dorme, va benissimo così. Vediamo Incrofiamma di Reshiram. Molto bella. Uff! Crit sul Sash. È lui il Sash. Lui non ha neanche più Tailwind. Vabbè, è comunque sempre più veloce tutta la vita. Noi facciamo ancora Polverabbia e Incrofiamma. Lui non si arrende, spera nel one to wake, nella sveglia Astral Barrage. Crit. Noi siamo anche a V su Reshiram, quindi lui dorme. Dormi, dormi che vai bene così. Ok. Non penso che, come dire, Whimsicott, Ditto, il Ditto impostore trasformato in Whimsicott, possa vincere con solo Tailwind. Giocata bene. Non era facile. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un Ditto che si è trasformato nel Pokémon per lui più sbagliato. Un team variopinto, ecco, per così dire. Quindi potremmo fare la Terracotta. Il problema è quella Nihilape, Scarf, Final Gambit. Altrimenti potremmo fare Among Us in lead. Among Us in lead, così ci prendiamo addosso il Final Gambit.
Poi dopo Whimsicott e Reshiram. Lasciamo a casa Mian Shao che con Astral con Bodyguard ci riparava un po' da Glacial Lance. Vabbè. Io ho una tera acciaio su Terrakion che non me ne faccio di niente. Non so a cosa cazzo stavo pensando quando ho buildato il team. Ma rimango debole terra, rimango debole lotta. Non è una bella terra per... Ok. Immaginavo facesse una cosa del genere. E guarda, noi dobbiamo fare per forza... Ci dobbiamo già droppare. Dobbiamo già droppare. Se vado di frana, magari tentiamo un flinch. No, perché tanto lui poi si busta e dopo è anche peggio. Protect. Sono tutti a V. Abbiamo trovato quello con Protect. Vabbè. Morirà di Reshiram. Air Power. Che non so se vuoi che ti dico. Azzardo, va bene. Ok. Se vediamo un po'. Se entra con Kali oppure no. Pelipper. Allora qui in realtà mi piacerebbe danneggiare Pelipper. Quindi sarei per far una frana. E qui dobbiamo ancora redirectarci roba addosso. L'unica è se lui fa Whiteguard con Pelipper. Questo potrebbe rompermi un po' le balle. Però vabbè, nel senso non è che possiamo fare tante altre cose. Da via Duraludon entrerà Calyrex. No, non ha portato Calyrex. La ghirlandina. La ghirlandina è la torre di Modena, ragazzi. E allora noi danneggiamo la ghirlandina. No, 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 mi dissocio. Non facciamo atti vandalici contro i monumenti, assolutamente. No, 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 figuriamoci. Allora, facciamo... Beh, qui Iron Head, buono. E a questo punto... ma perché non fare frana di nuovo? Facciamo frana di nuovo. E sporiamo Pelipper. Se fa Whiteguard non fa... Vabbè, lui assorbi bacio qui, va bene. Non ha fatto Whiteguard. Avrà fatto palla clima o tifone. Però magari tentenna. Un flinch. Magari. No, ha fatto. Ah, Bodyguard parte dopo, assorbi bacio. Vabbè. Ok. Amico. Allora, noi entriamo con Whimsicott. Allora, Duraludon non a V e Duraludon, buonanotte al secchio. Arcaludon non a V non è un grosso problema per Reshiram. Noi facciamo allora Iron Head qui. Teriamo prima magari. Sì, teriamo.
Iron Head, perché assorbi bacio, dopo rompe le balle, cose, fa cose strane. Ritera accetta. Se rifacesse bodyguard sarebbe fantastico. Lui se spera di tirarmi giù Terrakion con Confi è molto ottimista, per usare un eufemismo. Avete assistito a un turno dove Whimsicott con Burla attacca per terzo. Bitorzo l'elmo. Vabbè. E guarda, tiro Terrakion Terracciaio contro Duraludon. Contro. Non mi entra in testa, ragazzi. Per me è Duraludon. Contro Arcaludon non è nemmeno male. A questo punto facciamo Zuffa. Oh, vi dirò. Possiamo anche far così, ragazzi. Se pensiamo che Pelipper ci stia sulle balle, facciamo. Ci facciamo Zuffa. E picchiaduro. Anzi, se non ci vogliamo droppare, forse di Iron Head muore pure. Però non rischiamoci. Non ha protetto Arcaludon. Si prendeva una zuffa che ci rimaneva poltiglia di ponte maciullato. Ciao Pelipper, stato bello. No, è Sash. Devo stare. Dico niente. Basta. Cannon Flash. Salutiamo Whimsicott. Scusa, sei Life Orb? No, non si sa. Palla clima, siamo droppati, attenzione. Ah, palla clima adesso è fuoco. Attenzione, ragazzi, Attenzione, siamo finiti in una partita a buccia di banana. Allora, di chi ti sbarazzeresti prima? Di Arcaludon, ovviamente. Facciamo di più con Incrofiamma. Allora, questa è 180. Questa è 105, 200. Da dividere per 2 è 100. No, è sempre più forte questa. Facciamo così. Protect, vabbè, la protect con Pelipper. Perché con Pelipper? Fai doppia protect. No, Bolide. È più, perché è più veloce? Ah, Tailwind? Lui? Non me ne sono accorto? E io non l'ho messa la Tailwind. Scusa, lui sì e io no. No? Perché è più veloce? È un coso max speed? Vabbè, non lo sapremo mai. Io non penso che con palla clima. No, siamo anche più veloci. No, lui è un Arcaludon max speed. L'ha vista così. Vabbè. Ci ha salvato la V su Reshiram, ragazzi. Un pazzo criminale a non portare l'Uber in questa situazione. Vabbè. Avrà imparato la lezione. Signori, siamo alla fine. Anche oggi abbiamo dato. Anche oggi abbiamo trovato gente strana. Gatti, ghirlandine. Abbiamo trovato di tutto e di più. Il prossimo episodio non sarà a Kalos, perché come ben sapete gli Uber di sesta generazione su Scarlatto e Violetto non ci sono. Quindi salteremo direttamente ad Alola. Se non l'hai già fatto, lascia un bel mi piace ed iscriviti al canale e noi ci vediamo, come detto, ad Alola per la prossima puntata. Ciao!